Presidente, che purtroppo per impegni di lavoro non è potuto essere presente alla presentazione del nostro giocatore Parfait. E colgo l'occasione anche per ringraziare l'avvocato Pecoraro che ci ha coadiuvati e ci ha assistito per il buon esito dell'ingaggio del nostro giocatore. Questa è la nostra prima operazione in entrata, come avevamo già preventivato e appunto oggi abbiamo realizzata. E, il giocatore doveva essere da noi ieri, diciamo così, invece abbiamo ritardato un giorno per due motivi, principalmente perché c'era stata l'insidia di una o due squadre di serie di categoria superiore che avevano voluto questo giocatore. E in Lecce, il secondo motivo è quello che per il quale il Lecce aveva aveva quasi ripensato di non cederlo più. Comunque alla fine l'operazione si è conclusa nella maniera più felice e infatti il ragazzo ha creduto nel nostro progetto e quindi il Cesena ci ha supportati. Inoltre abbiamo dato mandato anche al direttore Lucchesi per l'ingaggio di un difensore. Questa è una notizia che vi do. E ora appunto do la parola al nostro direttore che ci illustrerà appunto l'aspetto tecnico del giocatore. Grazie. Carla ha riassunto un po' i passaggi fondamentali di questa vicenda. Fondamentale è stata la disponibilità di Luis a venire da noi, perché subito ci ha detto di sì. E questo è per un operatore di calcio, per una società, fa molto piacere quando un atleta ti dice subito di sì. Questo da una parte ti fa piacere, dall'altra sai che oltre che all'atleta c'è un uomo, che è l'aspetto più importante nella vita di un calciatore. E con questo giocatore intendiamo aver messo quel tassello che ci serviva nel reparto di centrocampo. Un ragazzo giovane, perché ha 23 anni, però ha un curriculum di 70-80 presenze in Serie B non tipiche di un 23enne, quindi diciamo che all'età abbina anche già un'esperienza di vissuto. Quest'anno mi dicono, con un po' di tentennamenti, non so se aveva messo molto dubbio nell'accettare la Lega Pro, andare a Lecce, e poi non si è trovato bene e quindi insomma quando è arrivata la nostra proposta dicevamo l'ha aderita con pieno merito, anche se è un giocatore che attraverso questi mesi che farà da noi dovrà rimettersi in vista, perché per le doti che ha merita la categoria superiore almeno, quindi attraverso la sua prestazione lui lavorerà per il bene di Pisa, ma io dico anche per il bene di lui stesso. È un ragazzo, un giocatore d'utile, può giocare a 2 a 3, quindi questo ci permetterà all'allenatore di avere la doppia soluzione, cioè usarlo sia in un modulo che nell'altro modulo. Carla Battini poco fa diceva che la proprietà ha dato mandato al direttore di andare avanti, ed infatti è di pochi minuti fa questa notizia, quindi credo entro domani definiremo l'arrivo del difensore, su cui ci sono delle intese di massima. Ora c'è rimasto un ballottaggio a due nomi, insieme al tecnico scioglieremo questo dubbio, ma sono due trattative parallele, quindi da qui a stasera scioglieremo con il tecnico sceglieremo il dubbio e da qui a stasera decideremo. Entro domani, l'idea è entro domani di, ma magari domani, ora se poi domani e domani l'altro, importante, però ecco, diciamo che massimo dopodomani ce l'abbiamo qui per fare di allenamento con noi, perché domenica siamo anche contati tra l'altro. L'operazione in termini di dismissioni, di Lucarelli abbiamo già parlato, di,
di Melis, sapete com'è la situazione, è in corso, sono in corso in questo momento le carte con il Cagliari che poi ucciderà l'Aprilia, ma noi lo consideriamo già in uscita, tant'è che sono già due o tre allenamenti che non lo vedete più. Speranza sta trovando soluzione, ci vorrà credo tutta questa settimana, però penso che fra fine settimana e la prossima, ma ci sono due o tre squadre con cui abbiamo parlato, con cui anche lui ha accettato di parlare, e quindi andrà via anche lui. Facciamo parlare Luis, poi casomai delle domande le facciamo dopo. Luis. A vostra disposizione. Comincio io. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza italiana, quali sono le tue caratteristiche di gioco? Innanzitutto buongiorno a tutti. Sono già molto contento di essere qua. Quando mi ha chiamato il direttore, subito ho detto di sì, perché sapevo che c'era un compagno qua, Eman, che mi aveva parlato bene della città, della squadra, è una squadra giovane, e ho pensato di venire qua e dare il massimo, come l'ho sempre fatto, per dare una mano alla squadra e poter raggiungere quell'obiettivo che penso che a tutti è andare in Serie B. Io sono qua per mettermi a disposizione dell'allenatore, dei compagni e dare il massimo. Poi nella mia esperienza sono stato nel settore giovanile del Genoa, poi due anni dopo sono andato in B a Piacenza ho fatto un anno, sono andato a Cortone ho fatto un anno e in B, poi Ascoli in B e Cesena in B, e da quest'estate sono passato a Lecce, come diceva il direttore. Prima avevo pensato più volte di andare a Lecce o meno, poi alla fine mi sono detto di andare lì, fare un'esperienza, poi non mi sono trovato bene, che avevo giocatori più esperti, più grandi, che non mi prendeva proprio di giocare tutte le domeniche per mettermi in mostra, perché mi piace scendere un po' campo, dare sempre il massimo, aiutare la squadra, e non è stato così a Lecce, anche se mi sono trovato molto bene con i compagni, con l'allenatore, e quando è arrivata la prima proposta del Pisa ho accettato. Conosci qualcuno dei nuovi compagni di squadra? Sì. Quanto meno come avversari, se l'hai incontrato? No, conosco Ayman, con chi ho giocato a Crotone. Senti, hai visto il Pisa nella gara di Lecce, che impressione ti ha fatto, se l'hai vista? Sì, l'ho vista, non è stata una partita bella per il Pisa come era finita, però non puoi giocare una squadra solo per vedere una partita. E penso che il Pisa è una buona squadra con i buoni giocatori, e penso che il girone di ritorno daremo il massimo per poter ritrovare i punti magari persi nel passato. Come caratteristiche di gioco, come ti definisci? Che centrocampista sei? D'attacco, di difesa, Faccio le varie cose, attaccare e difendere. E sono più di rottura e ripartire con azione. Quindi più interdittore che... Faccio entrambe le cose. Tiri con tutti i piedi, un piede solo, hai un bel tiro in porta, dalla distanza. Ma ci provo ogni tanto. Ci provo. Nella città chi ti ha parlato bene oggi al Napoli? Anche Simone Masini? No, sentite solo Napoli, che sento spesso. Non conoscevo nessun altro qua, solo Napoli.
e le interviste per televisione le hai già fatte? No, no, ce le hanno fatte personalizzate. Come sei in forma piena, cioè non è che hai bisogno di allenamenti particolari, sei in condizione di giocare subito. Sì, sì, sto bene, sono un po' allenato. Non ti sei trovato bene, Alice? No, non è che non mi sono trovato bene, mi sono trovato bene, però se non giochi alla fine diventa un po' difficile. Non perché c'erano giocatori di esperienza davanti a me, e ho scelto di andare via perché non, cioè, mi sentivo non già lasciare la Serie B, scendere di categoria, poi stare in macchina. E non mi andava proprio di rimanere lì, anche se la piazza era una piazza importante come qua, però nella vita si fa delle scelte. Tutto qua. Ragazzo, ho fatto foto la mano, sì, con Carla. Complimenti italiano. Grazie. Fate due foto con Carla.